Buongiorno, siamo Chiara Meazza e Beatrice Monti della Quinta H Liceo Scientifico del Viale dei Tigli. In questo breve video vogliamo proporre e rielaborare in forma visiva il nostro progetto. 700 anni sotto i cieli di Dante è il titolo del video che abbiamo realizzato per celebrare il 700° anniversario della morte del sommo poeta, che cade il 14 settembre, con il fine di spiegare la nascita e il significato del logo simbolo delle celebrazioni dantesche e gallaratesi. La ricorrenza, infatti, segna un momento importante delle manifestazioni che l'assessorato alla cultura del comune di Gallarate ha promosso in collaborazione con le scuole cittadine di ogni ordine e grado e che hanno avuto avvio con il Dante Day il 25 marzo. Tra le tante iniziative proposte, noi studenti siamo stati coinvolti anche nella realizzazione del logo. Alla fine il nostro bozzetto è stato selezionato per diventare la figurazione principale delle locandine degli eventi e dei segnalibri ed è servito come modello per la realizzazione della medaglia commemorativa, ricevendo anche la menzione d'onore al concorso Dante Prossimo Mio del Liceo Cutelli di Catania in occasione del Dante Day 2021. In questo breve video, appunto, rielaboriamo in forma visiva il progetto iniziale presentato al Comune e ne evidenziamo la genesi, le fasi compositive e il significato degli elementi che lo costituiscono. Passando ora alla descrizione delle sequenze del video, all'inizio appare il volto di Dante, di profilo, opera di Botticelli, che si staglia da solo su uno sfondo blu, allusivo al dolce color d'oriental zaffiro del cielo nel primo canto del Purgatorio, che restituisce al poeta la gioia dopo l'orrore dell'inferno. La metà posteriore della testa del poeta fiorentino si dissolve per lasciar posto all'immagine del cosmo che ripropone perfettamente il modello aristotelico-tolemaico adottato nel Medioevo. La Terra, immobile al centro dell'universo, è circondata dalle sfere celesti, rappresentate con diversi colori, e dal cielo delle stelle fisse, con le immagini consuete delle costellazioni. Per la composizione dell'immagine abbiamo rielaborato la figurazione trecentesca del cosmo dipinta nel battistero del Duomo di Padova dal fiorentino Giusto dei Menabuoi nella seconda metà del XIV secolo. La Terra, poi, subisce una metamorfosi e assume l'aspetto che immagina Dante nella Commedia, con la selva, la voragine infernale, Lucifero, la montagna del Purgatorio. Agli antipodi appaiono la Luna e il Sole, a rappresentare la sera e l'alba, i due momenti in cui Dante comincia il viaggio nell'inferno e nel purgatorio. In questo caso abbiamo adattato una rappresentazione della terra dantesca conservata in un codice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Infine si materializza un grande disco d'oro che abbraccia tutto, il volto di Dante e le sfere celesti, che nel suo splendore alludono alla luce dell'Empireo in cui il poeta si ricongiunge con Dio. Il disco d'oro conferisce un carattere aulico e antico all'intera figurazione, richiamando i tondi celebrativi con i ritratti di profilo degli imperatori, dei condottieri, dei filosofi e proprio dei poeti. Il nostro intento era esprimere una rappresentazione visiva e dinamica del cosmo dantesco e del poema sacro che lo rappresenta, al quale ha posto mano e cielo e terra, come afferma Dante nel canto 25° del Paradiso, e in cui si manifesta l'intero universo. Esso, raccolto nell'intelletto di Dante, si espande progressivamente, accordandogli una visione armonica, unità e molteplicità, quasi a parafrasare visivamente ciò che Dante afferma nella visione finale di Dio nell'ultimo canto del Paradiso. Nel suo profondo, vidi che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna. Nella parte alta compaiono in sequenza, da sinistra a destra, tre costellazioni,
L'ariete, che indica il momento propizio dell'anno in cui Dante comincia la salita del colle dopo essere uscito dalla selva del peccato nel primo canto dell'inferno, i pesci sotto cui comincia l'ascesa alla montagna del purgatorio, e infine i gemelli, segno sotto cui Dante è nato e attraverso il quale accede al cielo delle stelle fisse. Appare poi la prima citazione in caratteri gotici, come quei che va di notte, che porta il lume dietro e se non giova, ma dopo sé fa le persone dotte. I versi tratti dal canto 22° del Purgatorio sono in realtà riferiti a Virgilio, ma si adattano perfettamente ad esprimere il significato che ha oggi per noi Dante. Come Virgilio è stato guida di Dante con l'Eneide e il suo esempio, così Dante e la Commedia possono essere ancora oggi dei validi modelli di riferimento anche per noi. Subito sotto appare il titolo, sempre in caratteri gotici, 700 anni sotto i cieli di Dante, scelto per esprimere il significato di tutte le celebrazioni cittadine. Nonostante siano passati 7 secoli e il mondo che conosceva Dante si sia profondamente trasformato, in qualche modo viviamo sotto lo stesso cielo, e la luce di Dante e della Commedia ci aiuta ancora a illuminare con speranza le tenebre di un presente difficile e di un futuro pieno di incognite. Infine, nella parte inferiore compare l'ultima citazione. Fatti non fossero a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Sono i famosi versi pronunciati da Ulisse nel 26° canto dell'Inferno, che diventano il monito con cui Dante ci ricorda che il fine della natura e della vita umana è la ricerca della conoscenza, messa a servizio del bene comune. Una menzione particolare merita il commento musicale che accompagna il video. Si tratta di un madrigale dal titolo Passando sopra un'acqua, opera di Jacopo da Bologna, maestro indiscusso della musica italiana della metà del XIV secolo. L'epoca di composizione e la sonorità creano un'atmosfera medievale perfettamente coerente con l'universo Dante che abbiamo voluto rappresentare. Il lavoro è stato piuttosto impegnativo, poiché volevamo realizzare qualcosa che fosse originale e allo stesso tempo potesse abbracciare Dante, la commedia e la cultura del XIII-XIV secolo. Per questo abbiamo compiuto un'ampia ricerca documentaria per trovare i soggetti e le combinazioni più adatte a rendere la nostra idea. In questa ricerca abbiamo avuto il supporto anche dei nostri docenti, con i quali ci siamo continuamente confrontati per raggiungere il risultato finale che potete vedere tutti. Il professor Giovanni Frumusa, che ci ha spinto a metterci in gioco in questo progetto e ne ha seguito lo sviluppo. Il professor Stefano Zoerle, che ci ha fornito consigli utili sull'elaborazione grafica e sulla scelta dei caratteri. E il professor Luca Segalla, la cui consulenza è stata preziosa per la scelta della musica. Infine, un ringraziamento speciale va al Comune di Gallarate e all'assessorato alla cultura, che si è fatto promotore di una così importante iniziativa che ci ha coinvolto tutti e ci ha fatto sentire Dante e la sua opera come parte di noi.